Ciò che noi vogliamo sollevare è come ci siano soltanto due qualificazioni giuridiche, vincitori ed idonei. Purtroppo a noi ci inseriscono in un limbo in cui non siamo riconosciuti come idonei a ricoprire questa funzione, nonostante abbiamo superato tutte le prove concorsuali. Nel novembre del 2019 si sono tenute le prove scritte e le prove orali si sono concluse soltanto l'11 settembre del 2020, ben 18 mesi dopo l'inizio della procedura concorsuale. Il problema sollevato dalla maggior parte dei concorsisti sarebbe appunto una soglia di sbarramento inizialmente prevista dal bando al 20%, l'anno successivo innalzata al 30%, ed è notizia di poche ore fa che la soglia appunto è stata alzata al 50% attraverso un emendamento passato appunto anche alla Camera nel DDL agosto. Quello che noi chiediamo a gran voce sarebbe appunto il riconoscimento dell'idoneità, in quanto trattasi appunto di soggetti che hanno passato una dura selezione concorsuale, ben quattro prove, una prova preselettiva, ben due prove scritte e una prova orale. Il paradosso che emerge è come i candidati superstiti, sopravvissuti alla dura selezione concorsuale, siano minori rispetto ai posti inizialmente banditi con l'innalzamento della soglia al 30%. In virtù delle prove concorsuali resterebbero in Campania esclusi da quella soglia prevista per il 50%, 168 candidati che hanno validamente superato le prove concorsuali. Questo poi si mette in aggiunta con l'esigenza attuale e concreta delle vacanze di posti disponibili per la figura del direttore SGA, presenti in tutta Italia, nello specifico nella fattispecie in Campania, dove attualmente si contano da settembre 2020, cioè all'inizio dell'anno scolastico 2021, almeno 306 posti vacanti e disponibili, che la sola graduatoria attualmente prevista con l'innalzamento al 50% dei vincitori idonei, che arriva in effetti fino a ricoprire 240 candidati, non riuscirebbe comunque a sopperire. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, è una delle figure apicali all'interno delle istituzioni scolastiche, che sappiamo in effetti avere l'autonomia sia didattica che economico-finanziaria. Il DSGA in effetti è la figura che collabora strettamente con il dirigente scolastico. La sua funzione viene in risalto soprattutto in maniera comunque marcata negli ultimi anni in merito proprio alla gestione economico-finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche. Si pensi per esempio alla necessità per le singole scuole, sostanzialmente su tutto il territorio nazionale, di bandire gare per l'acquisto di banchi, di servizi e forniture. Il paradosso che emerge appunto da questa procedura è il fatto di come le vacanze di organico ammontino addirittura a 3.378. Ciò nonostante i candidati superstiti alla prova concorsuale sono di meno rispetto ai posti banditi nel totale. In Campania, soltanto in Campania, rimarrebbero esclusi ben 168 candidati, ai quali appunto non verrebbe riconosciuta l'idoneità, che potrebbe essere spesa appunto anche in altri concorsi pubblici come punteggio aggiuntivo. Infatti, nei bandi di concorso pubblicati dalle amministrazioni spesso l'idoneità vale come punteggio e quindi precluderebbe anche questa opportunità. A fronte di tutte le carenze che ci sono soltanto per quest'anno e che avverranno negli anni a seguire anche per effetto di quota 100, mi sembra mortificante non riconoscere una qualificazione giuridica quale l'idoneità a 250 candidati che rimarrebbero esclusi ad oggi dalle graduatorie di merito. Il semplice innalzamento al 50% della soglia, effettivamente ci resta preclusa la possibilità di poter andare a lavorare, di poter essere chiamati dal Ministero e mettere in campo le nostre professionalità a servizio proprio del Ministero dell'Istruzione per poter anche in un certo qual modo innalzare qualitativamente, insomma, il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si parla tanto di riconoscimento del merito, di meritocrazia, di inserimento dei giovani all'interno della pubblica amministrazione che deve essere appunto rinnovata. Quello che chiediamo quindi è soltanto il riconoscimento di una qualificazione giuridica che ci spetta, quale appunto l'idoneità, avendo tutti noi superato le dure prove concorsuali a cui siamo stati sottoposti. Inoltre, moltissimi candidati hanno sottoposto a duri sacrifici economici le proprie famiglie, investendo in corsi di formazione per superare questa dura selezione. Quindi vorremmo poter spendere le competenze acquisite durante questo faticoso percorso di studi.